Buon pomeriggio a tutti e tutte. Siamo al terzo appuntamento del format curato dalla Scuola Alessandro Leo Grande per questa 20ª edizione del Festival Lector in Fabula. L'appuntamento di oggi è un appuntamento che ha radici antiche. Potremmo dire che è la seconda parte di un incontro che ci ha visti protagonisti all'interno della Fondazione Basso a giugno, l'incontro conclusivo della scuola con Goffredo Fofi. E un incontro che ci ha aiutato un po' anche a non solo a tirare le somme del nostro percorso, ma anche ad entrare in contatto con tantissime realtà che sul territorio nazionale lavorano sull'inchiesta sociale e sul reportage narrativo. Abbiamo voluto proseguire questo racconto, questo confronto con queste realtà, perché pensiamo sia di fondamentale importanza lavorare su questi temi e farlo in maniera congiunta. E soprattutto abbiamo voluto farlo perché il percorso della Scuola Leo Grande è stato un percorso che ha voluto in un certo senso ricongiungere una costellazione di giornalisti, di attivisti, di movimenti, di organizzazioni impegnate sui territori, che ci sembrava interessante e utile tenere assieme, far dialogare assieme e far incontrare non solo in queste occasioni più anche di divulgative, di approfondimento, ma all'interno di un percorso comune. Quello che andremo a vedere oggi è la storia di diverse esperienze che sul territorio nazionale si occupano di inchiesta e si occupano di inchiesta indipendente. Lo fanno dal basso e delle volte lo fanno anche dall'abbasso, a partire dalla Fondazione Basso, e sono esperienze che sono fondamentali perché le condizioni poi di lavoro anche di chi è impegnato in prima linea nel mondo dell'inchiesta sociale ci raccontano, sono un po' la cartina tornasole anche di quella che è la libertà d'espressione, di quello che è la libertà di dibattito, di approfondimento, di ricerca e di inchiesta sul territorio. Per questo motivo oggi non solo andremo a scoprire e andremo a conoscere queste esperienze, come lavorano e come sono organizzate, ma avremo un focus importante anche su quelle che sono le condizioni di lavoro. Perché parlare del lavoro di chi fa giornalismo sul campo vuol dire parlare anche delle condizioni di lavoro di chi è impegnato nell'ampio mondo del lavoro culturale, un contesto in cui molto spesso le narrazioni superano la realtà, ma in senso anche negativo purtroppo, visto che le condizioni di precariato e di instabilità non toccano soltanto il mondo del giornalismo, ma purtroppo toccano tantissime figure. E quindi proveremo a capire anche quali possono essere gli strumenti collettivi da mettere in campo su questo fronte. Lascio la parola al dibattito, vi ringrazio e buon incontro. Buonasera a tutte e tutti per quest'altro appuntamento della Scuola Leo Grande dopo quello di ieri, con gli ex alunni e alunni, studenti della scuola, che hanno potuto parlare in prima persona di quello che è stato appunto tutto quello un po' che ha prima ricordato il nostro direttore Francesco Romito, che ringrazio sempre. E quindi dopo una prima puntata di ieri dove abbiamo un po' provato a raccontare cosa abbiamo fatto in questa prima edizione, oggi cerchiamo di capire ancora meglio cosa e come fare inchiesta indipendente e reportage narrativo. Proprio ieri è venuto fuori un tema importante che sembrava scontato ma non lo è, cioè proprio la difficoltà di noi giornalisti a definirci tali. Cioè, Rita, per esempio, diceva appunto che grazie alla scuola è passata dal dire faccio la giornalista o provo a farlo a dire sono una giornalista, e questo è indicativo anche dello stato attuale e di come noi stessi ci sentiamo per provare appunto a fare questo mestiere. Quindi oggi è un incontro molto importante e a cui seguirà quello poi di domani sempre alle 16,
che invece proverà a di nuovo ritracciare un bilancio collettivo di questa sempre prima edizione della Scuola Leo Grande, e al quale parteciperà anche la mamma di Alessandro, Maria Giannico, e dove ci sarà anche un dialogo con altre scuole come appunto la Lelio Basso e la Jack London. E infine ricordo anche l'appuntamento di martedì, dove alle 5:30, alle 17:30, insieme a Piero D'Argento, proveremo a tracciare cosa ha significato per noi la lettura di Uomini e Caporali, che un po' ha rappresentato anche il correlativo oggettivo, se mi permettete l'espressione, della intera edizione della Scuola Leo Grande, che è finita proprio in uno dei luoghi cardini di Alessandro, cioè Marzagaglia, tra Gioia del Colle e Castellaneta. Ma non voglio dilungarmi troppo perché siamo tanti e voglio subito passare la parola a chi ho qui con me. Ora li cito solo per nome, poi man mano appunto che io e la mia collega Benedetta De Falco diamo la parola, li presentiamo volta per volta. Comunque abbiamo Giuliano Battiston, Cristian Elia, Giulio Rubino, Alessia Melchiorre e Madi Ferrucci. E ora non voglio dilungarmi troppo, Ciccio ha già fatto una bellissima introduzione citando anche l'appuntamento a Roma, dove tra l'altro erano presenti Giuliano e Giulio, e quindi ora proviamo a realizzare un secondo capitolo di quel primo appuntamento, sperando che ne seguiranno tanti altri, perché c'è veramente bisogno di parlare di questo e di provare a fare rete fra tutti noi che appunto proviamo a fare inchiesta e fare appunto reportage narrativo. E Benedetta, ti passo la parola. Grazie. Allora, io partirei direttamente da forse il titolo di questo bel appuntamento che ci ospita, cioè Tacquini, esperienza del fare inchiesta indipendente. E per entrare, accedere all'interno di questa, diciamo, di questa esperienza che oggi vivremo, partiremo dall'esperienza di Cristian Elia, giornalista freelance, anche insomma membro insomma di collettivi che presenteremo successivamente in modo più dettagliato, e che ha avviato la sua carriera partendo proprio dai diritti umani, che è un tema insomma molto molto fragile anche per come viene trattato. Con Cristian Lia, al quale passerò la parola, partiamo dalla quella che dovrebbe essere la postura, il metodo con cui i giornalisti innanzitutto dovrebbero provare a non perdersi nell'affrontare spesso dei temi inflazionati e appunto dico fragili perché è fragile nel trattarli. Quindi passo la parola a Cristian, col quale approfondiremo il metodo d'inchiesta, in particolar modo il metodo d'inchiesta sociale. Grazie, è sempre bello tornare. Io ho la fortuna di far parte del progetto della Scuola Leo Grande, e per cui solo fare un riferimento all'inchiesta sociale ci porta già in un universo, no? Quell'universo dei lavori, dei libri di Alessandro Leo Grande, appunto di quel metodo, no? Di inchiesta sociale. Metodo che ha una scuola, ha una grande scuola italiana, no? Potremmo star qui ore a farvi esempi, i minatori della Maremma, di Viaggi in Italia, la lunga strada di sabbia di Pasolini, cioè veramente abbiamo una tradizione, una scuola di inchiesta sociale, di reportage narrativo. Qual è la differenza? Che probabilmente, poi diciamo, si può immaginare che esista un metodo, più che il metodo che è quello che tu vai a sviluppare nell'ottica di come racconti una storia. Si parte ancora prima, secondo me, dal valore che questa storia ha. Credo che in un certo tipo di lavoro sulla società, che per noi chiamiamo questo lavoro, per noi che facciamo questo lavoro, dovrebbe essere sempre un po' una bussola, no? Cioè quello del riuscire a raccontare fenomeni. Io dico sempre, hai due grandi possibilità quando fai questo lavoro, no? È un po' un bivio. A volte un bivio anche che ti dà semplicemente il lavoro che fai, le opportunità lavorative che trovi, non è necessariamente una scelta filosofica. O arrivare quando un fatto è accaduto e cercare di capire perché è accaduto, o raccontare qualcosa
un fenomeno sociale, una tendenza, un territorio, un evento che ha colpito la tua attenzione per accendere una luce su una dinamica prima che questa dinamica diventi drammatica, prima che questa dinamica porti a delle conseguenze. Per scelta, e ne ho avuto l'opportunità, ho sempre provato a fare la seconda, non so come dire, no? Mi sono sempre più ritrovato in una serie di progetti, sia miei personali di lungo termine, sia nelle varie realtà che ho attraversato professionalmente, in cui si privilegiava l'idea di andare a fondo dei fenomeni in modo da vederne le possibili conseguenze, le possibili ricadute, ma soprattutto la parola chiave, no? Che è quello che caratterizza un'inchiesta sociale, il reportage narrativo, qualunque sia il linguaggio, qualunque sia lo strumento che ti dai, cioè l'impatto. L'impatto sia che le storie che racconti, che i fenomeni che analizzi e studi possono avere sulla società, sia l'impatto positivo, cioè quello che a volte ha portato a cambiare le cose, ad agitare, no, le opinioni pubbliche, a far domande, a fare le domande che il cittadino, se non è informato, non può fare e che si rivolge a te per fare, che sembra oggi una cosa complicatissima da spiegare, ma è il senso stesso di svegliarci la mattina e dire faccio il giornalista e non faccio altro, no? Magari anche l'attivista, perché no? Però le caratteristiche dei progetti personali che ho seguito, ma anche della scuola a cui mi sono ispirato, sono proprio quelle che hanno l'idea che nessun fenomeno attraversi spazi vuoti. Per cui per me il metodo è stato innanzitutto quello dello strumento del reportage. Non esiste l'idea che solo il reportage produca buon giornalismo. Questo è assolutamente superato, spiegato, e si sa che ci sono mille modi di fare ottimo giornalismo. L'inchiesta sociale sicuramente ti deve però mettere di fronte alla comunità, all'ambiente che vuoi raccontare. Questo è difficile farlo senza reportage. È oggettivamente una tipologia di racconto di realtà che ha bisogno degli occhi, delle orecchie, del naso, della bocca, delle mani, no? Ha bisogno delle persone. Il secondo punto è quello di essere sempre consapevoli, da quando cominci questo lavoro, da quando te lo insegnano, da quando provi a farlo, che un fenomeno non attraversa mai uno spazio vuoto. Se tu fai un lavoro sulla rotta balcanica, la rotta balcanica, fra le mille rotte migratorie globali, ha delle caratteristiche in comune con altre, ma delle caratteristiche uniche, perché quella rotta non potrà mai essere uguale ad un'altra, perché attraversare la Macedonia del Nord attraversa delle storie, attraversa delle comunità che hanno un loro portato, che hanno una loro storia. Per cui la rotta migratoria che arriva a Slavonski Brod, dove è cominciata la guerra in Jugoslavia, arriva in un posto che è abitato già da delle storie. E allora, secondo me, questa è una cosa su cui mi tormento e tormento gli sventurati che fanno lezione con me, devi avere un livello di conoscenza del territorio che vai a raccontare, è importante però. Perché è normale che se tu ritieni, come io ritengo, che l'inchiesta sociale è un'inchiesta che va negli strati, del tempo, che va negli strati della società, del luogo che vuoi raccontare e che è attraversato da un fenomeno che tu ritieni di interesse globale, e lo devi conoscere, lo devi saper riconoscere, la geopolitica e la geopoetica di quel posto, no? Come si racconta e come viene raccontato. E non è un lavoro che puoi improvvisare. Allora, tutti i lavori di inchiesta sociale devono durare 25 anni? No, neanche questo oggettivamente, ma se tu li fai su coordinate che ti sono note, perché sono quelle che tu continui ad alimentare col tuo studio e con la tua ricerca, di sicuro puoi avere dei tempi di produzione anche ragionevoli e sostenibili. Magari l'idea delle bellissime realtà che verranno raccontate dopo può spiegare anche un modo di fare un certo tipo di inchiesta di qualità che ha bisogno di tempo e ha dei costi, e questo va sempre detto e ricordato a tutti, e lo dico volentieri io prima che prima di passare la parola a loro, e che ci dovremmo sempre ricordare che ha bisogno anche di essere sostenuto, perché sennò poi è sempre facile, no, lamentarsi col mainstream e quanto non mi piace, quanto sono bravi loro che fanno questo lavoro qua, ma nulla accade per dei fenomeni no, imprevedibili, cioè
i tempi sono davvero maturi perché anche il lettore si autoresponsabilizzi rispetto alle realtà che vuole sostenere. E questo è proprio un momento davvero di scelta di campo, no? Non possiamo più solo limitarci a lamentare, alla lamentela di un sistema mainstream quando non ci offre il prodotto che noi ci saremmo aspettati. Ci sono stati degli anni un po' pionieristici, no? La nascita del web, la nascita delle realtà che si raccontavano da sole, che magari avevano anche bisogno di diventare credibili. Secondo me no, non era scontato andare in giro 20 anni fa a dire tutti fanno brutto giornalismo, noi facciamo quello bello, dimostramelo, no? Fammi vedere le cose che fai. Oggi ci sono delle realtà veramente mature, delle realtà che vanno sostenute, perché oggi il lettore deve imparare anche a scegliere. Se la logica del mercato è quella che il giornalismo mainstream ti sbatte davanti, e allora il lettore deve imparare ad essere un consumatore non sfruttato, ma che appunto a quel punto sceglie, a quel punto premia, a quel punto sostiene, a quel punto capisce che in un paniere di spese della propria vita il sostegno a una testata che gli dà delle risposte di un certo tipo di giornalismo vale la pena. E questo è veramente, i tempi sono maturi, sono necessari, sono urgenti secondo me. Quando fai inchiesta sociale devi avere anche la capacità di capire che più vuoi andare a fondo degli strati che un territorio, una storia ti offre, più devi saper anche scegliere le voci che hanno senso nel racconto di quella storia. Allora l'inchiesta sociale spesso si può coniugare benissimo con una ricerca accademica che tante volte produce dei contenuti straordinari che magari continuano a ruotare nei piccoli, no, ovviamente, non volevo, cioè nel senso che magari parlano un linguaggio, finiscono per parlare solo a certi ambienti. E quindi un altro dei pilastri, oltre alla competenza, alla conoscenza, allo studio continuo del territorio che vuoi continuare a monitorare, è anche quello di saperti appoggiare, contaminare, collaborare con tutta una serie di profili, con tutta una serie di professionalità che ti possono dare quello che a te manca, perché l'inchiesta sociale è antropologica, l'inchiesta sociale è sociologica, l'inchiesta sociale ha sponde economiche, per cui nessuno è tuttologo, e mai sia, no? Mai diventarlo. Però immaginate che ricchezza restituisce a un territorio fare inchiesta sociale, no? Sulle vite quotidiane, quanto è alto l'impatto di qualcosa che riesce a capire perché quel fenomeno, perché quella storia ti racconta un fenomeno molto più grande, anche se molto piccola, e cosa può portare il giornalismo fatto in un certo modo al racconto di realtà per impattarla, per migliorarla. Io ho aperto con Alessandro e chiudo con Alessandro, ricordiamoci tutti nella nostra terra, perché io sono barese, che l'uscita di Uomini e Caporali è stata... è stata la miccia che ha portato a delle leggi sul caporalato, cioè non so come dire, no? Quando parliamo di impatto pensiamo anche a quello, pensiamo anche a quanto un lavoro fatto bene, credibile, inattaccabile nelle fonti, nella verifica dei dati e nella qualità della scrittura, che ovviamente serve quando si fa un certo tipo di progetti, possa anche cambiarlo quel territorio di cui non si dice si è fatto voce, perché io questa frase del dar voce a chi non ha voce veramente ormai mi fa venire l'orticaria, ma ha saputo guardare negli strati di un fenomeno, ha saputo prendere le voci più competenti per dirlo, i numeri più importanti per verificarlo e farne un racconto che può avere ancora l'ambizione di cambiarla, la società che si prende il diritto e il dovere di raccontare. Grazie. La mia voce si sente, ok? Grazie Christian, grazie perché quello che ci ha raccontato Christian ci permette di entrare ed accedere a un altro mondo. La difficoltà certe volte di fare giornalismo da soli, ovvero quella condizione precaria per cui il tempo non c'è, no? Prima parlavi di tempo, prima del metodo c'è un valore, dei costi, ma soprattutto diciamo il tempo è anche scelta e sta per scegliere in un certo modo, e certe volte si sente schiacciati in una propria condizione da giornalisti su questo tema, quando in realtà si vorrebbe fare questo mestiere proprio per, come infatti ha dimostrato Lio Grande, proprio per raccontare il territorio e attraverso il racconto costruire, non so se esiste la verità, ma almeno una parte di quello che è il presente.
E da questo punto di vista credo che per noi possa essere davvero arricchente la storia di Alessia Melchiorre, che è qui alla mia destra, fondatrice di questo collettivo nato quest'anno che si chiama Marea, e la sua testimonianza ci permette di capire come un'esperienza, le difficoltà di un'esperienza personale in termini emotivi, economici e anche di metodologia, l'ha portata a comprendere come sia necessario adesso anche parlare di un giornalismo collettivo e che non sia fatto solo di nome e cognome, ma che sia fatto di un obiettivo, quindi che non parto da me ma guardo la tensione, quindi il mio obiettivo. Quindi io passo la parola ad Alessia. Grazie mille e buon pomeriggio a tutte e tutti. Intanto volevo ringraziare soprattutto la Scuola Leo Grande per l'invito, perché significa molto per me, dopo aver conosciuto personalmente Alessandro, è un cerchio che si chiude poter essere qui. E l'ho conosciuto tra l'altro all'inizio della mia carriera, dopo essermi laureata, ero ancora diciamo abbastanza confusa su cosa volevo. Sapevo che volevo fare giornalismo, ma non sapevo da dove partire, e ovviamente quando l'ho conosciuto gli ho chiesto consiglio. E ha saputo, diciamo, anche in questo guidarmi sin da subito, non soltanto con il suo lavoro, ovviamente. Marea Media, in realtà, si chiama il collettivo che ho cofondato quest'anno a Napoli, ed è nato in realtà in seguito a un progetto cofinanziato dall'Unione Europea, promosso da altre 4 media no profit, cioè organizzazioni no profit che lavorano nel mondo del giornalismo e dei media europee. C'è We Europe, c'è Post, che è un network che si occupa, cioè che ha come focalizzato sul centro Europa, centro est. C'è Hostwriter, che è un altro network internazionale molto importante per i giornalisti, soprattutto freelance. E c'è Artifatti come partner francese. Il focus di questo progetto europeo era quello di creare degli hubs, cioè dei poli mediatici in zone dell'Europa dove ci sono i cosiddetti news desert, ovvero deserti di notizie. È un fenomeno che è stato studiato di recente da diversi centri appunto di studio sui media. E ovviamente tra questi, ovviamente, il deserto di notizie era presente anche in Italia, e non solo in Italia ma soprattutto nel sud Italia. E quindi sono stati aperti poli in tutti i punti dell'Europa, anche al di fuori dell'Unione Europea, a Tbilisi in Georgia, a Vilnius, a Porto in Portogallo, a Lione in Francia, in Svezia, a Gothenburg e ovviamente poi da noi a Napoli. Quindi abbiamo fatto queste 2 settimane di incubazione, praticamente, in cui dovevamo pensare a un progetto e a cosa univa le persone che sono state selezionate per fare questa esperienza. E sono tutte persone che lavorano sia nel giornalismo che nella comunicazione che nella progettazione europea, ed è così che siamo usciti fuori e nati come Marea Media, ovvero un'associazione no profit che ha 3 anime: l'anima del giornalismo editoriale, quindi sì, vogliamo fare inchieste, siamo giornalisti freelance, vogliamo lavorare sul territorio, ma anche l'anima della media literacy, cioè la formazione, l'educazione media, quindi andare sulle scuole, visto che abbiamo parlato di impatto. L'impatto, uno dei modi per ottenere anche un impatto maggiore è andare nelle scuole e insegnare ai ragazzini fin da subito, fin da piccoli agli elementari, come si leggono le notizie, come sviluppare un senso critico nel leggere le notizie, come non cadere nella disinformazione e nella misinformazione, che sono delle parole che adesso si sentono sempre più spesso e che sono considerate diciamo rischi veri e propri per la democrazia, non solo in Italia, in tutta Europa. E, quindi sì, ci siamo resi conto in queste 2 settimane di incubazione a Napoli che eravamo tutti dei giornalisti freelance che avevano bisogno di lavorare su questi temi, e ci siamo appunto uniti grazie a questo progetto, e è da lì che è nato anche Marea, ed è la collaborazione uno dei diciamo valori principali che ci attraversa e che ci caratterizza.
e ovviamente il nostro focus è quello del Sud Italia, quindi cercare di lavorare sul territorio, essere delle sentinelle soprattutto nelle province. Io vengo dalla provincia di Taranto, da Ginosa, e quindi cercare di raccontare quei territori da lì e non attraverso il solito giornalismo paracadutato che viene spesso utilizzato da media, diciamo, più grandi, anche internazionali, che tratta ovviamente questi territori in maniera molto stereotipica, stereotipizzata, o come terra di mafia o come diciamo paradiso turistico, soprattutto la Puglia di recente, no? Mi ricordo quando c'è stato il G7, adesso di recente, e sono usciti questi due articoli sia sulla Associated Press, con cui io tra l'altro ho lavorato, sia sulla CNN che trattavano la Puglia soltanto nella sua lotta alla mafia, esatto. E, sì, quindi cioè, questo modo di raccontare qui i territori ovviamente per noi è molto problematico ed è una cosa su cui vogliamo lavorare e su cui vogliamo contribuire col nostro lavoro a cambiare. E, sì, mi sono occupata anche io di mafia, ma senza volerlo, nel senso che mi è successo, perché mentre ero all'estero, tra l'altro anche questo altro capitolo, sono andata via per studiare il giornalismo, cioè sono andata, paradossalmente mi conveniva più andare a fare un master di giornalismo nei Paesi Bassi, a Groningen, che andare in una scuola di giornalismo in Italia, o fare la gavetta sottopagata o non pagata in Italia. Quindi quando sono andata via per studiare, poi da lì, mentre facevo il master, ho partecipato al Premio Morrione e grazie al finanziamento e al supporto del Premio Morrione ho realizzato questa inchiesta sull''ndrangheta nei Paesi Bassi, grazie alla quale, per la quale ho conosciuto anche Giulio all'epoca. E quindi sì, è stata anche quella un'esperienza formante e che mi ha cambiato radicalmente. È anche stata quella un'esperienza di collaborazione, perché non l'ho fatta da sola quella inchiesta, l'ho fatta con la mia collega Antonella Serrecchia, che studiava con me all'università, che viveva con me come coinquilina e che con cui ho lavorato anche a questa inchiesta. E, se posso rubare gli ultimi due minuti, perché volevo leggere questa mail che mi ha scritto Alessandro proprio quando gli chiedevo cosa posso fare, devo rimanere in Italia, devo andare all'estero, perché mi ero appena laureata, però volevo diciamo capire come fare il giornalismo. E lui, cioè, leggo soltanto alcune righe, però mi ha scritto questo, voglio usare le sue parole perché non voglio che sia io a... esatto. Il meccanismo, il contenuto di ciò che sai è molto più importante della forma. Questa la impari in poco tempo lavorandoci, ma la cultura di base, in funzione di quello che fai, è fondamentale. Se ti occupi di economia, devi studiare economia ad alti livelli. Se di esteri, devi conoscere bene alcuni paesi. Se di sud, lo devi conoscere. Se di cinema, devi essere un critico, eccetera. Quindi interpreterei l'università come un percorso che ti permette di acquisire conoscenza e una solida base, accanto ovviamente a tante altre cose su cui avere le antenne attivate. Le lingue sono importantissime e un'esperienza all'estero serve sempre per migliorarle. A volte questo fa veramente la differenza nelle assunzioni. Nell'università molto dipende dai professori, indipendentemente dal nome del corso, per cui cerca di capire innanzitutto dove stanno le cose migliori per te. Mi rendo conto di dirti cose molto ovvie, ma se vuoi possiamo continuare la chiacchierata a voce. Questo era anche, diciamo, usare il consiglio che lui ha dato a me per gli studenti della scuola, che magari anche loro cercano, dalle sue parole, di trovare qualcosa. Ecco. Grazie. Grazie Alessia per aver condiviso soprattutto questa lettera, che comunque parla a tutti, a noi in primis, e anche per aver sollevato tanti temi, tra cui quello del sud e del meridionalismo in generale. E mi sento di dire che una delle tante cose belle della Scuola Leogrande è che proprio qui a Conversano, alla Fondazione di Bagno,
che è un emblema del meridionalismo e della memoria. E Alessandro lo sapeva bene perché è nota la sua attenzione verso quei temi, quindi lui era, tra le altre cose, un esperto anche di questo, leggeva, cioè il suo mentore si può dire che era Salve Emili, come Tommaso Fiore, eccetera. Quindi la cosa bella della Scuola dello Grande è anche stata che nella prima edizione ha avuto anche partecipanti da Bolzano, come da Udine, e quindi abbiamo un po' cercato anche di invertire il solito movimento sud-nord, e questo è stato molto, molto bello. E anche appunto tutto il tema del cercare di fare rete tra le tante unicità che ci sono. Chiaramente noi spesso ci ritroviamo a lavorare da casa, soli, davanti a un computer, ed è difficile confrontarsi con gli altri, ma è una delle cose più importanti. E da qui voglio collegarmi subito con una domanda a Madi Ferrucci, che è una giornalista freelance, lavora per Report e fa parte del Centro di Giornalismo Permanente, che è un collettivo che è nato nel 2018 proprio per rispondere anche a queste esigenze che sentiamo. E quindi volevo chiederti come mai nacque l'idea di mettere tutto insieme, come sta andando e se c'è ancora da fare, oppure se possiamo dire di non essere soli, ma che ci sono appunto realtà come anche Maria, che è nata da poco, che ci possono accogliere e che soprattutto possono anche dare degli stimoli, dei consigli, ma anche degli strumenti per capire magari quale bando attenzionare, cosa cercare, come trovare delle risorse anche economiche e come appunto portare avanti le nostre idee. Quindi ti passo la parola. Grazie. Ciao a tutti e a tutte. Provo a rispondere alla tua domanda ricollegandomi anche a quello che diceva Alessia Melchiorre. Che diciamo la tua storia è paradossale, il fatto che tu sia dovuta andare all'estero per studiare giornalismo e perché era impossibile magari farlo in Italia. Io credo che ci sia un fatto di cui dobbiamo prendere atto, che questo mestiere sta diventando un mestiere per pochi privilegiati e sempre più elitario, e questo è un problema secondo me non solo diciamo per la condizione di sfruttamento dei giornalisti, di precarietà che è molto pesante, io l'ho vissuta in prima persona, ma è anche un problema di pluralismo, perché se tu, come dire, se vieni già da uno strato sociale altamente privilegiato, da un contesto altamente privilegiato, non dico che non puoi essere in grado di raccontare quello che succede nei territori, puoi esserlo, ma sicuramente, come dire, il background è diverso, la storia è diversa e le voci diventano sempre più uguali, le prospettive diventano sempre le stesse, e questa è una cosa che nel nostro giornalismo ormai è diventata evidente, cioè lo abbiamo notato anche, voglio citare la situazione in Palestina perché è una cosa che sento molto, però credo che abbia dato la cifra di quanto il giornalismo in questo momento sia appiattito su una monoprospettiva, e forse è anche una questione di classe, possiamo usare queste vecchie parole. Il nostro collettivo, diciamo, che è basato a Roma, è fatto da giornalisti freelance, molti hanno fatto la scuola di giornalismo Lelio Basso, che è una scuola di giornalismo investigativo che io personalmente ho fatto perché mi interessava il giornalismo d'inchiesta e perché era anche l'unica che potevo permettermi, perché è una delle poche scuole accessibili effettivamente e di qualità. E diciamo da lì è nata un po' l'esigenza con altri ragazzi che avevano frequentato la scuola dopo anni di ritrovarci e chiederci a vicenda come stessimo che cosa fosse successo in quel periodo, e tutti stavamo male sostanzialmente, avevamo tutti fatto esperienze di precariato, facevamo tutti tantissimi lavori, facciamo tutti tanti lavori,
perché la situazione non è, come dire, si è evoluta piano piano, è migliorata, ma non è risolta. E l'idea è stata quella di, come dire, non di trovare una soluzione, perché sarebbe utopico, però di sentirci almeno, come dire, insieme nel farlo, perché alla estrema precarietà, all'estrema competitività del mercato si aggiunge poi la solitudine e spesso, come dire, una situazione di competizione tale per cui invece di darsi una mano tra colleghi si sta attenti al passo falso, no? Che è una cosa anche quella che io l'ho vissuta e molti colleghi hanno vissuto, e credo che diminuisca poi la qualità del prodotto giornalistico alla lunga. In questo abbiamo cercato di, diciamo, strutturare tre filoni: da una parte una proposta di formazione a prezzi popolari, dall'altra il tentativo di fare inchiesta sociale, ma non solo, perché poi ognuno di noi del collettivo ha i propri percorsi individuali, e l'altro tentativo è stato quello di creare delle iniziative e in particolare un evento che facciamo ogni anno, che è un festival di 4 giorni, in cui restituire alla comunità e al quartiere in cui ci troviamo il frutto del nostro lavoro in qualche modo, in un contesto dove chiunque può, come dire, essere di passaggio e incontrare per sbaglio il giornalismo possibilmente, e non, diciamo, fare un'iniziativa che sia rivolta sempre alla cerchia ristretta di persone. E questa è un po', come dire, quella la cosa che ci spinge a continuare a tenere in piedi questo collettivo. Però ecco, credo che le difficoltà siano ancora molte, che ci sia davvero tantissimo ancora da fare, e proprio adesso recentemente abbiamo iniziato a interrogarci tra di noi, raccontando di nuovo ognuno di noi la sua storia, per capire quale fosse la nostra situazione attuale, ed è emerso che la situazione è ancora problematica. Noi ovviamente siamo un piccolo campione, però IRPI Media ha fatto un'analisi molto interessante, un'inchiesta sulla salute mentale dei giornalisti, è venuto fuori un quadro terribile, insomma, una persona su tre comunque lamenta o dichiara di aver provato il fenomeno della depressione, lo stress, attacchi di pancia, cioè qualsiasi tipo di... E questa è una situazione, diciamo, preoccupante non solo per i giornalisti, ma credo sia preoccupante anche per i lettori, perché se, voglio dire, se un giornalista deve fare questo mestiere dovendo scrivere tanti pezzi per poter arrivare a fine mese, quindi con velocità, non potendosi permettere magari di fare un appostamento in una situazione problematica per tanti giorni perché costa troppo, prendendo dei mezzi che sono poco sicuri, mezzi di trasporto che sono pochi sicuri, che mettono a repentaglio l'attrezzatura, il giornalista. Che tipo di giornalismo può venire fuori da una situazione del genere? Come dire, diventa davvero una questione di privilegio fare questo mestiere, e questo è grave. Spero che riusciremo col tempo a denunciarlo sempre di più e che si avvii un percorso di cambiamento, ma soprattutto di rabbia. Allora, grazie. Mi sento chiaramente di dire che molte esperienze sono diciamo accomunate da un filone, che sarebbe quello del come, diciamo, l'esperienza privata e personale certe volte abbia presentato degli strumenti insufficienti per affrontare quello che ognuno crede sia il giornalismo, no? E sicuramente i pionieri, diciamo, mi affaccio, penso di poterlo dire, che i pionieri sono stati, insomma, i cofondatori, di cui abbiamo Giulio Rubino di IRPI, che quando, insomma, l'ho chiamato per sapere un po' come coordinarci, e gli ho detto sarebbe bello se partissimo dall'esperienza privata e personale, come è diventata collettiva, e lui mi ha detto che una cosa che mi ha colpito, ma per me è sempre stata collettiva. Quindi Giulio, a te la parola, del, insomma, quella che è stata una delle prime esperienze, insomma, italiane, di cui fa parte anche Christian Elia, di giornalismo, insomma, che racconterai tu. Ciao, grazie dell'invito e grazie a tutte e tutti per essere qui. Io intanto mi volevo un attimo collegare a una cosa che diceva Madi rispetto alla difficoltà di questo lavoro.
c'è molto spesso un rischio nel parlare di quanto sia difficile questo lavoro, che è indubbio, che è un rischio che è l'altro lato della medaglia di quanto il giornalismo sia adesso viva una perdita di autorevolezza, viva una perdita di rilevanza, e l'altro lato della medaglia è che tendiamo a dipingerci troppo spesso in termini epici ed eroici. Io vorrei riportarci un attimo con i piedi per terra. È un mestiere come gli altri, è un mestiere che, come tantissimi altri mestieri, ha delle difficoltà, ha uno standard etico a cui bisogna aderire, però nel dipingerlo come troppo come troppo importante, come sempre guidato da un fuoco sacro e da una missione, quella diventa l'arma con cui viene precarizzato, fra l'altro, nel senso di smettere di definirlo come un lavoro che serve in primo luogo a pagare l'affitto e le bollette, è una tecnica in realtà che poi ti porta a pretendere che ci sia questo fuoco sacro in chiunque voglia fare il giornalista, e quindi che vuoi, mo pure lo stipendio, scusate il francese, però volevo partire da questo fatto perché è importante ricordarci questo, però bisogna anche ammettere che, specialmente per figurato adesso, è uno dei lavori che si trova alla cuspide più sfigata possibile dell'unione dei rischi professionali, personali, legali. Siamo costantemente, non so, se contiamo quante cause in corso abbiamo, i panelist qui presenti, probabilmente sarebbe sorprendente il numero, comunque passiamo a volte più tempo a difenderci dalle accuse di diffamazione che non a fare altri lavori, e quindi da un lato ci sono delle difficoltà oggettive, dall'altro è uno dei lavori peggio pagati, meno tutelati dal punto di vista dei contratti e di tutto il resto, e quindi è vero che ha bisogno di maggiore supporto, come diceva Chicco prima, sarebbe anche importante che riuscissimo, però questa è forse più una responsabilità nostra che non dei lettori, a ricostruire un patto con i nostri lettori che li porti a voler contribuire anche un po' economicamente alla sostenibilità dei nostri giornali. Comunque, effettivamente, io qui rappresento un po' quello che succede se tutti i nuovi collettivi che nascono, che ci hanno raccontato ora, il Centro del Giornalismo Permanente non è proprio nuovo, insomma, esiste già da parecchio tempo, però se si riesce a sopravvivere, se si riesce a resistere, noi abbiamo fatto un percorso che ci ha portato ad essere un minimo più solidi. Minimo più solidi non vuol dire che i nostri orizzonti di programmazione temporale vadano oltre i 2 anni, ovviamente, però sono tanti 2 anni nel nostro mondo, quindi riuscire già a programmare le proprie attività di 2 anni in 2 anni ci permette adesso di essere un po' più ambiziosi in quello che cerchiamo di fare, nell'offerta che abbiamo, nella differenziazione dei prodotti e quant'altro. Comunque, brevemente, io faccio parte di quelli che la vocazione non ce l'avevano, sono arrivato al giornalismo per caso, ci sono arrivato per contatti, per conoscenze, mentre vivevo a Londra facendo un insegnante italiano per stranieri, ho fatto amicizia con Cecilia, che stava studiando alla City University di giornalismo e aveva in mano un progetto molto figo da fare per la tesi di giornalismo investigativo sul traffico di rifiuti tossici da Napoli alla Romania. Era il 2009, la fase più acuta, o l'inizio della fine della fase acuta della crisi di rifiuti a Napoli, e quindi abbiamo fatto questo progetto, siamo riusciti a trovare 2 spicci di fondo per mettere insieme un piccolo documentario, il lavoro è venuto bene e abbiamo avuto una grossa fortuna, nel nostro team c'era una giornalista belga e improvvisamente ci si è aperta la prospettiva internazionale. Quando abbiamo pubblicato il nostro lavoro, questa giornalista belga che aveva frequentato la Columbia School of Journalism di New York ci ha fatto invitare alla Global Investigative Journalism Conference, che è un evento che si fa ogni 2 anni in cui ci sono tutti i più grandi giornalisti di inchiesta del mondo, diciamo, tutte le grandi testate. Era il 2011, c'era appena stato Wikileaks, fra l'altro, quindi si discuteva ancora se il giornalismo che nasceva dai leaks fosse veramente giornalismo oppure no, cioè era un'altra era proprio da quel punto di vista. E la cosa che ci ha colpito quando ci siamo trovati lì era, uno, c'erano tutte le testate che si poteva immaginare, compresa la televisione pubblica delle Maldive, non c'era neanche una testata italiana. C'erano 2 o 3 italiani lì, tutti freelance come noi, a parte noi. E 2, che era assolutamente normale che qualsiasi lavoro, compresi quelli che sono stati premiati in quella edizione del premio che organizzano ogni 2 anni, fossero tutti lavori firmati da almeno 5 persone. No?
E queste sono cose che ci hanno colpito, ci sono piaciute molto, e abbiamo cercato di riportarle in Italia, e nel praticarle ne abbiamo capito il senso, specialmente quando si fa inchiesta e bisogna conciliare tempi di produzione ragionevoli con la vita del freelance. Cioè, se tu hai un lavoro per cui scrivi 5 articoli a settimana, però in tutto questo ti avanza il tempo per portare avanti il tuo progetto a lungo termine, bene, ce la puoi fare. Se tu cerchi di organizzare la tua intera carriera giornalistica intorno alla costruzione di progetti complessi, i tempi ti sfuggono dalle mani e anche le competenze. Quindi noi abbiamo cominciato piano piano a specializzarsi. Alcuni di noi sono diventati bravissimi nel ricostruire complesse strutture societarie offshore, altri hanno imparato a leggere bene i bilanci, altri hanno imparato a tracciare i movimenti delle navi in tempo reale, e altri hanno imparato altre cose, e tutte queste competenze le mettiamo ogni volta insieme in progetti di inchiesta dove sempre ci stanno 3-4 persone che lavorano insieme e che in questo modo riescono ad assumere durate ragionevoli che ci permettono appunto di pubblicare a un ritmo normale, e nello stesso tempo ci permettono di arrivare ad analizzare dei processi in maniera sistemica. Mi ricollego a qualcosa che diceva Chicco prima, nel senso che nel momento in cui noi non raccontiamo più solamente dei singoli eventi ma li inquadriamo all'interno di processi sistemici, un grande esempio su IRPI è come trattiamo tutto il filone del contrabbando nel Mediterraneo, un filone, una serie che chiamiamo Pirati del Mediterraneo. Noi dalle prime nostre inchieste, che erano nate sul traffico di esseri umani, siamo arrivati a definire l'esistenza di due grossi clan di, o cartelli se vogliamo, di contrabbandieri, uno di base a Malta e un altro etnicamente principalmente siriano con qualche egiziano ma fondamentalmente di base in Libano, che muovono qualsiasi cosa bisogna muovere nel Mediterraneo. Di volta in volta sono le stesse persone che lavorano con le armi o che lavorano con gli esseri umani o che lavorano col gasolio. In questo periodo c'è il gasolio russo sotto sanzione, che è un ottimo affare, infatti abbiamo pubblicato un'inchiesta su questo proprio la settimana scorsa, e questo approccio ci permette di rimanere sui temi, di seguirli, di continuare a raccontarli in delle serie, ci tiene lontani dal paracottismo giornalistico anche quando ci occupiamo di cose che non sono necessariamente le cose in cui siamo cresciuti. Io mi sono occupato per la maggior parte della mia carriera di narcotraffico e di criminalità organizzata. Sono nato a Roma, non è che sia vissuto in terra, beh oddio, Roma è terra di mafia anche lei, però diciamo non di quelle tradizionali, e mi sento molto lontano dal giornalismo paracadutato, perché delle stesse tematiche ne parlo da 12 anni e dopo innumerevoli viaggi in Colombia e collaborazioni con giornalisti colombiani e quant'altro, penso che sia adesso un tema di cui effettivamente possiamo scrivere in maniera approfondita e complessa. Quindi il bello di lavorare in dei collettivi, il bello di un giornalismo collaborativo è che aumenta esponenzialmente la qualità del lavoro che riesci a fare, mentre nel contempo riesci a mettere una serie di argini non sempre del tutto funzionanti alle difficoltà che vengono da questo lavoro, e anche per tutelare la nostra salute mentale, cercando di mettere insieme tutte le varie cose che abbiamo detto, rimanere con i piedi per terra, per così dire, sia su quanto vale il nostro lavoro, non svalutarlo ma neanche miticizzarlo, e sia nell'aiutarsi in maniera concreta a vicenda, penso che si riescano a ottenere risultati positivi. Ora, io sono anche uno degli insegnanti della scuola Basso, anche lì insegno giornalismo d'inchiesta, è un'altra esperienza che mi sta dando gioie enormi, perché vedo ex studenti diventare eccellenti giornalisti in tempi brevissimi, e come con direttore di IRPI Media, la testata che poi abbiamo fondato nel 2020, quando oramai eravamo grandi. Cosa che non ho detto, noi all'inizio lavoravamo appunto principalmente con l'estero, il nostro nome buffo sta per Investigative Reporting Project Italy, perché all'inizio lavoravamo quasi esclusivamente con testate straniere, poi dopo una, insomma, 8 anni di vita abbiamo deciso di fondare la testata, IRPI Media. Insomma, è una cosa di cui vado molto orgoglioso, è che IRPI Media riesce a essere una casa per progetti di grande valore che vengono da collettivi di giornalisti che ancora una casa non ce l'hanno, perché magari si sono formati da meno tempo. E quindi qualsiasi contributo riusciamo a dare alla costruzione e al rafforzamento di una rete che trasformi il giornalismo indipendente di qualità in una prassi, non in una mascotte da premiare e dimenticare, ma proprio in una strutturale alternativa alle debolezze del giornalismo mainstream, ecco, questi sono più o meno i nostri obiettivi, sono molto felice che siamo in molti a perseguirli.
grazie Giulio. Ci avviamo quasi verso la fine e sarebbe bello dopo avere anche qualche domanda, spunto, sollecitazione dal pubblico. Ma affido le conclusioni a Giuliano Battiston, che come Chicco è uno dei pilastri ormai della Scuola Leo Grande, e tra l'altro l'hai aperta tu durante la prima lezione, e quindi ti chiedo però anche poi di passare dalla teoria, quindi da quello che hai insegnato a noi durante la scuola, alla pratica, per parlare anche di uno degli ultimi progetti che stai portando avanti. Grazie, intanto evito le conclusioni, non sono tipo da conclusioni. E cerco di rubare un po' degli stimoli che sono venuti dai vostri interventi e di mettere ordine agli appunti che ho preso. Parto dalle ultime cose che diceva Giulio Rubino a proposito di uno dei modi di fare inchiesta indipendente, che è il giornalismo investigativo, quello appunto che si occupa di cose, come ci insegna l'ottimo Rubino, che vengono costantemente rimosse dalla nostra vista, no? Quindi si tratta di andare a tirar fuori ciò che viene occultato. E due giorni fa a Modena ci siamo visti con Chicco Elia, c'è un festival molto importante di giornalismo investigativo, però Modena è anche la città in cui ha finito per insegnare l'esponente di un altro modo di fare inchiesta, che è più inchiesta sociale in senso preciso, anche se poi è molto difficile classificare, adottare una tassonomia, insomma, nessuno credo abbia la capacità di definire i contorni di quello che è reportage narrativo e diventa inchiesta sociale. E parlo di Giovanni Mottura, che è stato un sociologo importantissimo, che è morto nel 2014, torinese, e valdese convertito, che negli anni 60 a Torino si unì a un gruppo di giovani intellettuali marxisti non ortodossi, antistalinisti, che fondarono appunto i Quaderni Rossi, che avevano adottato appunto lo strumento dell'inchiesta non solo per portare alla luce ciò che veniva occultato, ma anche per occuparsi di ciò che era di fronte ai loro occhi, ma che non riusciva a essere compreso nella sua novità o nella sua importanza. E questo è un tipo di inchiesta che appunto c'è una lunga tradizione in Italia. Prima Francesco Romito ricordava la lezione di Goffredo Fofi, che abbiamo invitato alla scuola di giornalismo Lelio Bassi insieme alla scuola di reportage narrativo Alessandro Leo Grandi, in cui riepilogava un po' di alcuni dei momenti più importanti di questa storia molto importante, che passa per una fase in cui si pensava che fosse opportuno che l'inchiesta fosse partecipata e compartecipata, cioè che i soggetti dei quali si andava a raccontare la vita e le sorti dovessero essere soggetti attivi anche di quell'inchiesta, per un'ambizione di natura più politica di quanto in certi casi le inchieste giornalistiche non abbiano oggi. E c'è alcuni passaggi, mi stavo recuperando alcuni appunti, in cui io sono, al di là del linguaggio che ci suona molto novecentesco, un linguaggio di una militanza forse perfino troppo rivendicata alle nostre orecchie, in cui si rivendica la centralità dell'inchiesta, parto da Mottura, che ha studiato le discriminazioni politiche dentro la Fiat, ha studiato poi dal nord, da Torino si è spostato a sud, da Napoli ha fatto un importante lavoro appunto sui contadini, sulle nuove forme di sfruttamento, ma sempre dando la parola, e non solo dando la parola, dando voce appunto, quella formula così vituperata ormai inutile, ma facendo una ricerca insieme ai contadini anche al sud. E parto da lì perché loro intendevano questa ricerca come parte intanto di un movimento anticapitalistico organizzato, diciamo questa unione, questa coesione, questo legame tra gli inchiestatori, gli inchiestisti e la società di cui fanno parte oggi non c'è più, cioè ci può essere una vocazione al cambiamento, ma non ci si sente più parte della necessità di cambiare le cose. E leggevano l'inchiesta come uno strumento, come antidoto e reazione a ogni involuzione autoritaria della politica, ogni forma di dogmatismo e settarismo
che condannano a incomprensione della realtà sociale, in certi casi invece certe inchieste troppo predittive, come se si negassero la possibilità di capire ciò che avviene. E poi la cosa che più stupisce è questo passaggio in cui Mottura e la rete di cui faceva parte dice: fare inchiesta non significa soltanto produrre conoscenza, cosa che tutti noi andiamo a fare perlomeno marginalmente, ma produrre e riprodurre costantemente a ogni contesto e livello rapporti di attenzione, fiducia e reale scambio tra compagni e con i soggetti sociali a cui si fa riferimento. Quindi dice un aspetto relazionale che è importantissimo e che mi sembra molto trascurato a volte nel modo in cui poi facciamo il nostro lavoro. E, al di là di questo, delle distinzioni se ne potrebbero fare altre tra i tipi diversi di inchiesta che si possono fare, diciamo, ciò che le accomuna è il ragionamento che facevamo prima, legare l'individuale al sistemico, cioè si sceglie, si circoscrive un ancoraggio preciso e da lì si deve ricostruire un sistema di funzionamento. Lo stesso lo diceva nero su bianco Alessandro Leogrande, si tratta di raccordare il frastagliato, si tratta di ricondurre a sintesi ciò che ci appare come separato. E poi appunto l'altra cosa comune è riconoscere un luogo, un ancoraggio preciso e dove si può fare il lavoro in modo collegiale e soprattutto cercando di evitare, Madi Ferrucci diceva una cosa molto giusta, che poi il pluralismo mediatico non è la sovrapposizione di voci che portatrici dello stesso punto di vista, non è che se tu ampli l'offerta televisiva così com'è hai maggiore pluralismo mediatico, hai maggiori canali televisivi. Il pluralismo mediatico è riuscire a far parlare, ad avere voce piena chi rappresenta punti di vista molto diversi. E questo bisogna, diciamo, una delle cose a cui ci interroghiamo alla base è anche come fare in modo che questo mestiere non sia praticato solo da chi è del medio borghese o della buona borghesia. In ogni caso, chiudo con un esperimento che abbiamo fatto a Roma, in un quartiere di periferia in cui sono nato, nella periferia di Roma sud-ovest. Il quartiere si chiama Corviale ed è famoso perché è contrassegnato da un palazzo di edilizia popolare che viene chiamato il Serpentone, un palazzo di cemento armato lungo un chilometro. E noi abbiamo realizzato la rivista Corvialista. Da dove siamo partiti? Intanto da un processo appunto molto collegiale, una redazione aperta in cui hanno finito per far parte gli utenti di un centro psichiatrico adiacente alla piazzetta dove ci riunivamo, residenti dei Lotti, cioè di questo palazzo di edilizia popolare di Corviale, alcuni residenti non del Serpentone ma del quartiere come me, insomma una combinazione molto articolata di punti di vista. Siamo partiti dal modo in cui Corviale è sempre stato rappresentato. Io sono andato a recuperare un articolo di Feltri, come si chiama, il degenere e degenerato giornalista 75enne, quello, Vittorio Feltri, dei primi anni 90. Il Serpentone è stato costruito tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80, in fase successiva il palazzo che era destinato a servizi di pubblico interesse, esercizi commerciali, è stato occupato da famiglie in stato di bisogno. Lui arriva lì alla fine degli anni 80, anni 90, fa un reportage, non so se davvero abbia avuto presenza sul campo, in cui descrive il tanto vituperato terzo mondo avrebbe difficoltà a essere paragonato a questo inferno di mondezza, eccetera, eccetera. Allora noi siamo partiti da che cosa? Dall'idea che se fosse davvero ancora così, se questa rappresentazione fatta dall'esterno fosse sufficiente oppure no. E abbiamo ribaltato l'ipotesi, la lettura di Feltri, adottandola anche nel titolo, che dice Rivista Corvialista, cercando di chiederci, con un'ipotesi di fondo che sempre contraddistingue anche le inchieste, se fosse vero quello che sentivamo noi come frequentatori, in particolare di un'area specifica del Serpentone, che è la cosiddetta Piazzetta delle Arti, dove nel corso del tempo, negli ultimi 2-3 anni, è nato uno slogan manifesto, che
fatto il sedimento di pratiche artistiche e culturali condensato nell'etichetta del corvialismo. Il corvialismo è proprio il passaggio dallo stigma che ha sempre contrassegnato i residenti del Serpentone nella rivendicazione. Il corviale non è quello che racconta Feltri, il corviale è molto di diverso. E dietro a questa domanda poi ci sono molte altre domande, perché c'è la domanda generica di c'è ancora il diritto alla casa, chi lo deve soddisfare, quali sono il ruolo delle istituzioni nel orientare le politiche di edilizia pubblica, che cosa fa la politica, chi gestisce gli spazi, dobbiamo immaginare che ci siano solo da una parte il mercato e dall'altro lo Stato, oppure ci sono modi come ha spiegato bene la premio Nobel Ostrom di beni comuni che possono essere gestiti diversamente. E poi la domanda principale è chi deve raccontare col viale? Quindi nel titolo e nel modo in cui abbiamo fatto questa rivista c'è anche la necessità di autorappresentare un quartiere che è stato sempre rappresentato dall'esterno. E tra le cose curiose, credo che debba chiudere, che sono uscite da questa rivista, da questo numero zero, io poi faccio solo i numeri zero delle riviste e non ho, due cose cito. Una, siamo partiti anche dal nome, noi sappiamo bene quanto un nome possa essere avere un effetto liberatorio o anche costrittivo. Questo palazzo di edilizia popolare, nonostante sia una linea retta, è stato sempre chiamato il Serpentone. Allora siamo cominciati mandando alcuni dei nostri redattori a chiedere ai residenti: ma voi vi sta bene questo nome? Allora qualcuno negava la bontà del nome, diceva ormai associato a degrado, a delinquenza, a criminalità. Invece altri, in particolare una ragazza molto giovane, che è molto particolare, dice: no, ma a me mi sta bene, perché dice il serpente ogni volta cambia pelle. Si libera della propria pelle, quindi c'è un effetto rigeneratore dello stesso nome. E questa è una delle cose che abbiamo appuntato in questo numero zero della rivista. E l'altra cosa importante è che appunto quando si cambia non solo dal punto di vista di chi parla, ma anche di chi guarda, ci si rende conto che, per esempio, si può imparare anche da Corviale. C'è un pezzo, un'intervista intitolata Learning from Corviale, un'intervista fatta da un frequentatore australiano di Corviale, un fotografo, a un altro australiano che è un ricercatore venuto da Melbourne a studiare il modo in cui si sta affrontando una grande trasformazione legata ai soldi del PNRR, che ha permesso, con la mediazione di un laboratorio di architette e antropologhe che conosciamo, e di favorire quello che nessuno pensava possibile, cioè il fatto che le famiglie occupanti lasciassero, dopo decenni di occupazione, per così dire, abusiva, le case, gli venissero riassegnate. Quindi in questa intervista il ricercatore ci racconta che c'è chi viene da Melbourne, dove il governo australiano ha deciso di demolire famose palazzine che ospitano 10.000 residenti senza avvertire la popolazione, che invece a Corviale, in un territorio che è stato sempre una vetrina della competizione politica e che la destra post-fascista ha sempre voluto abbattere, non solo quell'edificio non viene abbattuto, ma c'è anche un modo diverso che si è fatto con i residenti per, diciamo, adotto una parola che non mi piace, rigenerare il tessuto urbano. Vero, la rigenerazione. E finisco qui, non ho fatto le conclusioni, ho solo aggiunto un po' di altre. Grazie. Grazie. Allora, ci sono domande? Sì. Perfetto. Se avete la committenza, come riuscite a mantenere in maniera asettica e non a politicizzare il vostro lavoro? In realtà no, non abbiamo committenze, soprattutto non le abbiamo più.
Cioè, quando io e Piennata, nei suoi primi anni di vita, noi producevamo inchieste che poi vendevamo agli altri giornali, ma venivano sempre da un'iniziativa nostra queste inchieste. Quindi non abbiamo mai avuto delle committenze vere e proprie, tantomeno adesso che abbiamo la nostra testata. Quello che a volte può nascere è che ottieni dei suggerimenti che poi diventano delle robe che però tu sviluppi da solo. Cioè, noi abbiamo iniziato una lunga serie di inchieste sulla pesca illegale e sui fenomeni illegali attorno a quella legale, soprattutto per quanto riguarda la pesca al tonno, che è una delle più controllate al mondo in realtà. Ora, lo stimolo iniziale a quell'inchiesta venne da una conversazione col WWF, che disse: ma perché non potete lavorare su questa cosa? Però quello che ci ha convinto non era che loro ci davano una committenza, quanto che i dati di partenza che avevano, le denunce che avevano raccolto da attivisti e pescatori erano molto interessanti. Abbiamo detto: qui c'è ciccia. E però poi con loro non ci siamo più sentiti fino al giorno della pubblicazione, quindi abbiamo detto: oh, siamo pronti, magari ce la rilanciate anche sui vostri canali. Quindi non c'è un sistema di committenze vere e proprie. Nel caso delle inchieste, ovviamente sarebbe estremamente scivoloso appoggiarsi a fare delle inchieste su committenza, tanto che appunto diciamo che non riesco a immaginare delle situazioni in cui si possa fare senza delle problematiche grosse. È vero che a volte non sono delle vere e proprie committenze, però l'esempio che ho fatto del WWF potrebbe nascere dal contatto con altri gruppi di attivisti, che siano indipendenti e soprattutto se sono piccoli, perché molto spesso gruppi di attivisti, comitati di cittadini, hanno già una conoscenza di base del fenomeno che ti permette di entrare nel processo in corsa, no? Non devi iniziare proprio da zero. Però non le definirei committenze, cioè non è che ce le pagano. Invece quando lavoravamo con le testate, quello che succedeva è che noi proponevamo le storie. Non è mai successo, anzi, probabilmente se si fosse innescato quel meccanismo, economicamente saremmo stati più solidi. Però eravamo sempre noi che proponevamo e non loro che ci chiedevano. Però nel mondo dei media, sicuramente tutti i freelance lo fanno, quando tu concordi di fare un lavoro che ti viene chiesto dalla testata, normalmente la testata paga molto di più. Quando invece tu ti trovi a vendere un lavoro che hai fatto tu, ti pagano sempre al ribasso. Quindi, ma da certi punti di vista sarebbe stato bello che fosse successo, vista da dopo sono contento che sia successo, perché ci ha aiutato a svilupparci in maniera più libera. Spero di aver risposto. Altre domande? Sì. Sì, magari riuniamo, facciamo più domande insieme a chi le deve fare e poi rispondono, insomma. Giulio, una domanda per te riguarda il traffico di migranti che tu hai studiato, perché hai detto che è stato un argomento di conversazione e anche di scrittura per te. Quanto c'entrano gli scafisti con il traffico di migranti? Cioè, e poi cosa si può fare per contrastare il patto del memorandum che venne firmato da Di Maio nel lontano, non mi ricordo se fosse 2017 o 2018. Allora, io passerei buona parte di questa risposta forse a Chicco, perché io mi sono occupato di traffico di migranti personalmente. Allora, IRP Media se ne occupa abbondantemente, tutti i giorni. Tendenzialmente c'è Cristian Elia, Lorenzo Bagnoli e tante altre persone che se ne occupano in maniera sistematica e sostanziale. La mia incursione in questo tema è avvenuta negli anni 2014-2015, quando venivano portati in Italia su navi vere e proprie, navi, profughi dalla Siria, che pagavano 6-8 mila euro l'uno per fare il viaggio su ex navi da cargo. Quello è stato il fenomeno di cui mi sono occupato io, ed è stato il fenomeno che ci ha portato alla scoperta e alla definizione del cartello orientale, diciamo, di contrabbandieri del Mediterraneo, di cui facevo menzione prima, quello basato fra la Siria e il Libano, con esponenti egiziani di livello. Quel cartello lì ha sempre avuto la capacità di riciclare le navi all'ultimo viaggio, facendo dei viaggi di nave a perdere estremamente redditizi come questi. Cioè, per intenderci, una nave di quel tipo a fine vita ha un valore di 300-400 mila euro come ferro vecchio, proprio come materiali di risulta da riciclo.
mentre riempiendola di 900 persone che pagano 8.000 euro l'uno, ti porti a casa qualche milione di euro, e quindi se la nave poi viene sequestrata la Guardia di Finanza abbandonata qui, non c'è niente di male. Ora, non voglio anticipare nulla, però tendenzialmente la figura dello scafista secondo me andrebbe molto, molto rivisitata, così come sul confine messicano si rivisita la funzione del coyote: è un agente di liberazione o è uno sfruttatore? Quanto è uno, quanto è l'altro in diverse situazioni? Non lo so, politicamente mi piacerebbe che si potesse rivedere, però nella pratica, cioè, dai, prendi tutto. Allora, non solo sono completamente d'accordo con col passaggio di Giulio, ma addirittura possiamo andare anche oltre questa dicotomia, no? Cioè, se è agente di sopravvivenza, vengo da un viaggio sulla rotta balcanica in cui nessuna delle famiglie siriane con cui ho parlato ha avuto altra possibilità che rivolgersi a un passer, no? Per cui per quelle persone il passer, lo scafista, chiamiamolo come vogliamo, diventa l'ultima soluzione di fuga. C'è un racket che gestisce il traffico degli esseri umani? Certo, certo. Tutti quelli che vengono arrestati e ci vengono mostrati come scafisti sono il problema? Assolutamente no. Assolutamente no, per un semplice motivo, che ha due livelli. Il primo, soprattutto negli ultimi anni, si assiste sempre di più al fatto che lo scafista non è altro che una persona a cui viene concesso di pagarsi il viaggio guidando. Il 90% dei passaggi via mare avviene da una nave madre a imbarcazioni più piccole, oppure avviene da partenze che hanno delle sistematiche caratteristiche di morte probabile, proprio perché nessuno rischia più di mettere uno dell'organizzazione sulla barca che guida. Lo scafista è diventato l'elemento narrativo su cui canalizzare le presunte attività anti-racket delle istituzioni e creare una sorta di uomo nero, o donna nera, no, è una narrazione solo al maschile, che diventa quel muro che non ti permette di vedere il sistema. E il sistema si espande su tre livelli. Quello di aver creato una prima frontiera, quella che Joseph Borrell, prestigiosa voce dell'Unione Europea, a un certo punto, in un momento evidentemente, dopo qualche pranzo ufficiale, un po' col vino buono, si è lasciato andare in questa intervista che trovate ovunque, in cui lui dice: voi dovete immaginare che noi siamo il giardino e oltre quella linea c'è la giungla, no? E quando si parla di deumanizzazione, no? Cosa ci può essere di più feroce, ignobile, di una frase del genere da parte di un funzionario dell'Unione Europea? Però la loro logica è esattamente questa. Da anni, tu hai citato Di Maio, non mi fermo neanche un secondo su Di Maio. Ti dovremmo parlare di 80 protocolli prima e di no? È un passaggio, è un passaggio. Di un trend, quel trend che ha cominciato a esternalizzare sempre di più le frontiere. Dove finisce l'Europa? Dove c'è il muro? Il primo muro è una linea che va dall'isola di Lesbo, passa per Lampedusa e arriva fino alle Canarie. C'è quello che scarica sul sud dell'Europa, in un patto turismo garantito, invisibilizzazione al corpo migrante, l'idea che queste comunità locali accettino di essere il primo hotspot reale, quello che blocca il flusso. Il secondo è il circuito dell'esternalizzazione, e allora l'accordo con la Turchia del 2016, e allora il memorandum con la Libia, e allora però gli accordi col Marocco. Si è parlato di Palestina, che è una delle questioni che mi sanguinano il cuore, un'altra il Sahara occidentale, non ne parla più nessuno, il popolo sahrawi, no? Macron ha chiuso 60 anni di questione l'altro giorno dicendo: facciamo la pace col Marocco, il Marocco ha ragione, il Marocco lo gestisce lui, il Sahara occidentale, non c'è l'ONU, non ci sono le risoluzioni, basta parlare di Sahara occidentale, perché protocolli firmati sul controllo dei migranti, no? Il migrante è diventato il corpo fisico della violenza istituzionale, della ferocia della frontiera, che però
proprio su quelle ferite ti porta la sua testimonianza più grande. È il sistema che crea lo scafista. Se qualunque delle persone che in 25 anni di carriera io ho incontrato avesse avuto un'alternativa legale per andare in un altro paese a chiedere asilo politico, l'avrebbe presa, avrebbe speso molto meno e non avrebbe arricchito il racket. E allora quando penso al giornalismo che credo che sia necessario fare, è quello. Lo scafista è, in alcuni casi, un marittimo ucraino che dopo la guerra non sa più dove lavorare, se gli offrono una nave da portare, la porta, non so come dire, no? Ma chi ha creato il sistema per cui quella nave deve portare delle persone? Il sistema delle istituzioni, che parte da ben prima di Di Maio e sopravviverà molti anni, temo, a Di Maio, che è quello che ha creato, ha portato la questione delle migrazioni da una questione sociale a una questione di sicurezza, che ha portato il corpo migrante a essere invisibilizzato. Voi oggi potete stare 7 mesi a Lampedusa, leggerete numeri di sbarchi terribili che avranno sempre toni come il reportage di Feltrida, ma quello che non vedrai più è un migrante con cui parlare a Lampedusa. È incredibile, non lo incontri più. Molo, muro, pullman, migrante portato in un posto lontanissimo. È uguale a Lesbo, è uguale alle Canarie e oggi è uguale, ho fatto un reportage a maggio, esce su Irpi a fine mese, è uguale in Albania, lo stesso schema, porto, zona del porto bloccata, migranti presi dal cuore del Mediterraneo portati in un'ex base militare pagando l'Albania. Per cui è il sistema, lo scafista è, ha le sue colpe, ma è l'ultimo ingranaggio di un sistema. Ecco. Ho visto che alzavi la mano. Se... Volevo chiedere che cosa ne pensate voi del motto di Salvini, aiutiamoli a casa loro. Io personalmente penso che sia giusto, ma non sono salviniana, quindi non condanno i migranti, però penso sia giusto aiutarli sia a casa loro sia quando vengono da noi, per evitare appunto questi sbarchi irregolari, che non sono irregolari perché i migranti hanno delle colpe, hanno dei precedenti penali, però comunque sono molto frequenti, quindi secondo me bisognerebbe anche fare qualcosa nei paesi di origine per contrastare questo fenomeno, perché non possiamo accoglierli tutti ed è un dato di fatto. Forse qualcuno non mi sopporterà per questa cosa, però... in pratica è così, perché i numeri parlano chiaro. Era un commento, lo so. Guarda, ti rispondo velocissimamente, poi lascio la parola. Se siamo sul punto degli slogan, allora ti dico, per quanto mi riguarda, aiutare chiunque dappertutto, non so come dire, no? Questo è lo slogan. Poi veniamo ai fatti. I fatti prevedono che ci sono delle norme internazionali, erga omnes, che ci riguardano tutti, che non scegliamo io, che non scegli tu e che soprattutto non sceglie il signor Salvini, che ne risponderà in un tribunale, no? E non perché c'è... Però posso rispondere? Grazie. Non perché c'è qualcuno che ha deciso che si perseguita Salvini, perché sono leggi che ci sono e valgono da Vladivostok a Vancouver, no? Valgono per tutti. Non sono leggi italiane, sono leggi internazionali. Non si può tenere la gente in mare. La politica, e la tua domanda guarda la politica, personalmente viene un minuto dopo che una persona in mezzo al mare in difficoltà è stata soccorsa, portata in un porto sicuro e messa in sicurezza. Da lì comincia la politica. Prima è solo e soltanto questo genere di slogan, qualcosa che ruota su un meccanismo di deumanizzazione. Solo per il fatto che parliamo di numeri, solo per il fatto che parliamo di migranti, o in altri casi parliamo di palestinesi, di cui nessuno... Non racconta le storie, perché io sono di quelli che le raccontate tante le storie, purtroppo, tante volte porto il peso della mia sconfitta se mi guardo intorno, no?
ma è proprio il fatto di riconoscere un diritto che inizia per tutti gli esseri umani quando nascono. Queste sono le regole che ci siamo dati dopo, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Poi ciascuno è libero di fare quello che può. La politica inizia un secondo dopo che una persona in difficoltà in mare è stata sbarcata, soccorsa e messa in sicurezza. Punto. Aiutiamoli a casa loro è uno slogan, non significa nulla. Il lavoro che si fa sui contesti di partenza è un lavoro che ha a che fare con i nostri investimenti, le nostre economie, cioè con tanti di quegli argomenti che sintetizzati in uno slogan è una non presa di responsabilità, non un contributo al dibattito, secondo me. Sì. Grazie. Allora, io passo la parola a Rosarianna perché stiamo chiudendo. Ricordo solo gli appuntamenti che ho già detto all'inizio, quindi domani alle 4, alle 16 rammemorare ancora e poi leggere Leo Grande martedì alle 17:30. Grazie a tutte e tutti.